il calcio giovanile apre una finestra sul Trentino Alto Adige e soprattutto sull'ospitalità data dalla Liventina in questa giornata, ospite qui alla Samassa di Motta di Livenza il Comano Terme Fiavé. Direttore, innanzitutto come avete accolto questa volontà di questo club trentino di venire a conoscere il calcio dilettantistico veneto, ma soprattutto la marca trevigiana e una Liventina che è scudettata tricolore? Ma diciamo è stata una bella sorpresa ricevere quella loro richiesta di venire a vedere il nostro centro, capire un attimo un po' la nostra storia. Veramente ho trovato delle persone che la pensano nel calcio come la penso io, quindi rivolto soprattutto alla crescita di giovani e di ragazzi, dar loro le possibilità di arrivare magari anche fino in prima squadra. Qual è stata la curiosità di questi esponenti, di questo staff tecnico del Comano Terme e nei vostri confronti? Ma la curiosità più importante è stata quella di capire come in non tanto tempo una realtà da un paese di 3.000 abitanti come Gorgo al Monticano poi sia arrivato ad ottenere dei risultati. E io ho detto loro che alla fine c'è il lavoro che paga e il rapporto che possono avere, iniziare già con i ragazzini piccoli, con le famiglie, i genitori possono essere una risorsa, un grande aiuto per la crescita dei loro figli. Una curiosità a 360 gradi che parte dall'organizzazione oltre e poi arrivare al risultato pieno. Sì, no, sì, sicuramente l'organizzazione è alla base di qualsiasi progetto formativo. Se hai un'organizzazione, i tecnici competenti, riesci a mettere a frutto anche le capacità di insegnamento dei tecnici, che riteniamo di avere dei tecnici veramente ben preparati per formare i giovani, per portarli nel mondo dell'agonistica e nel mondo di grandi. Quali sono stati i temi che avete dibattuto in questo pomeriggio di grande attenzione da parte loro, ma soprattutto di note statistiche e numeriche soprattutto, perché scegliere una club come la Liventina vuol dire anche capire quali sono i numeri di una entità e di un club trevigiano? Sì, loro veramente sono rimasti un po' sorpresi un po' per quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Pensavano che qui alla Liventina ci fosse un organico nel settore giovanile, ma anche un numero di tesserati che raggiungessero le centinaia e centinaia di ragazzi. Invece noi abbiamo fatto presente che la nostra forza risale anche dalla grande collaborazione che abbiamo sul territorio con tante piccole società. E soprattutto di andare a capire, individuare quali sono i ragazzi importanti che possono essere dei protagonisti un domani nel mondo del calcio, ma soprattutto nell'allenamento. I ragazzi devono venire qui con voglia di giocare, di divertirsi. Quando vengono con questi presupposti sicuramente si può fare tanto con loro, portarli a un percorso veramente importante. Devono venire col sorriso, con la voglia di giocare, di divertirsi. Quali sono state le richieste specifiche a consulto durante questo cammino pomeridiano? Ma forse una delle cose più importanti è che io mi sento anche di trasmettere questo messaggio, portare queste conoscenze sul vissuto della Liventina anche nel loro ambiente. Loro sicuramente lo parleranno con il loro staff organizzativo e tecnico, spiegando un po' la realtà che hanno conosciuto qui la Liventina. E ci siamo impegnati noi a fare un salto da loro con i nostri ragazzini, magari anche personalmente, per parlare anche in una riunione con i loro genitori di ragazzi, per capire che il calcio potrebbe essere anche un'opportunità per non solo di gioco divertimento, ma un'opportunità anche per i loro ragazzi, insomma. Ecco, Liventina presa come campione proprio in riferimento a questa attenzione che arriva dal Trentino, cosa potete dare poi in futuro a questa società? Ma futuro alla loro società, la distanza è notevole, quindi le amichevoli non è facile organizzare amichevoli. Certamente noi apriamo le porte anche al loro staff tecnico, in ogni qualsiasi momento vogliono venire qui da noi, approfittare magari anche del percorso che noi condividiamo in qualche giornata con i tecnici dell'Inter, quindi potrebbe essere questo insomma, un confronto tecnico, questo sì, noi possiamo averli qui a Motta. Se poi vengono a fare anche qualche partita, ben venga, però capiamo benissimo la distanza. Ecco, però loro sono contenti di avere un partner così, che ha dato un po' la storia nel settore giovanile nel nostro territorio in questi ultimi anni. Ecco, in questo dialogo pomeridiano questi dirigenti e questo staff tecnico del Comano Fiavé ha avuto modo di conoscere il vostro operato passato e anche quello presente.
Sicuramente abbiamo fatto un po' la storia del passato e nel presente. Prima abbiamo visto un po' un allenamento degli esordienti, adesso sta terminando l'allenamento della prima squadra, dopodiché vedranno un tipo allenamento tipo della categoria giovanissimi 2006-2007, quindi serve per raccogliere altri spunti sul campo, non solo a parole quello che abbiamo detto prima a tavola. Da ultimo parliamo anche dei programmi della Liventina. C'è stato questo Covid che ha interrotto parte della preparazione, ma soprattutto dello sviluppo dell'annata sportiva. Cosa ci prospetta la primavera e soprattutto l'estate con il settore giovanile? Ma sicuramente il Covid è stato, ha già inciso nel termine del campionato scorso. In questo campionato veramente sta lasciando il segno. Io dico, ci sono quasi due annate che si pagherà nel tempo poi questa carenza, questa riduzione della formazione che hanno avuto. Soprattutto per quanto ci riguarda noi, per qualche ragazzo che tutti gli anni a 14-15 anni avevano delle opportunità a raggiungere il mondo di professionisti, sicuramente anche quest'anno ci saranno delle partenze, però di ragazzi che non hanno avuto una preparazione adeguata come gli altri anni, soffriranno un po' nel momento che andranno via i primi tempi. Per chiudere, diciamo che oggi è nato il gemellaggio tra la Liventina e il Comano Fiavè. Certo, questa è una cosa che ci fa molto piacere, è un onore per noi, è un aiuto che diamo anche a loro in questa giovane società con ambizioni e con voglia di far bene, insomma, ecco, nel loro percorso. Direttore Gianni Ferrari, una bellissima esperienza, un bellissimo pomeriggio nella Marca Trevigiana. Vi ha ospitato la Liventina per conoscere, capire e integrarvi in un tessuto sportivo che la Liventina oggi vi ha delucidato a 360 gradi. Non c'è dubbio, siamo stati molto contenti di venire nella Marca Trevigiana per questa esperienza. Sappiamo che la Liventina ha un settore giovanile, soprattutto un settore giovanile all'avanguardia, e noi con le nostre limitatezze di territorio di montagna cerchiamo di imparare qualcosa, se riusciamo a portare qualcosa di positivo anche da noi. E devo dire che gli spunti che ci ha dato il direttore sportivo sono stati molto ma molto apprezzati. Cosa vi ha tentato, qual è stata la molla per esplorare la Marca Trevigiana, soprattutto questa realtà calcistica che ha degli scudetti alle spalle, delle prestazioni nazionali notevoli? Sì, noi sappiamo che col settore giovanile la Liventina, anche sui social, porta sempre parecchi giocatori anche nei professionisti che escono dal settore giovanile. Poi un amico comune conosceva il direttore tramite te, anche il direttore generale, e abbiamo preso contatti e siamo venuti giù e abbiamo visto un'altra realtà che da noi, siamo un po' diversi da loro, però con un fine e con un obiettivo che sarebbe bello anche da noi perseguire, non dico raggiungere ma perseguire. Quali sono stati i punti di dialogo, di conversazione, ma soprattutto di curiosità per arrivare a documentarvi in maniera totale? Ma tutto a 360 gradi, da come sono organizzati, a come hanno le squadre, a come scelgono gli allenatori, a come impostano il lavoro. Praticamente è stata una chiacchierata a 360 gradi che mi ha molto molto interessato. Metodi, lavoro, organizzazione, questi sono stati i punti di partenza per farvi conoscere nella Marca Trevigiana, ma anche per esaudire le vostre attenzioni. Certo, ho trovato dei punti sull'organizzazione anche da noi che non sono tanto distanti, no? E noi naturalmente siamo diversi per numeri, per qualità e tutto assieme, però qualche cosetta l'abbiamo fatta anche noi per bene. Poi naturalmente loro sono avanti un bel po' e questo ci ha delucidato su certi atteggiamenti. Certo, l'organizzazione, a parte tutta l'organizzazione in tutti i settori, è l'architrave principale. Si è parlato di crescita preventiva. Sì, il modo che hanno di lavorare loro possono far crescere i ragazzi in modo più veloce.
più veloce rispetto a noi, però qui hanno anche altri numeri e altra qualità. Noi dobbiamo modificare un po' non so, la loro esperienza con la nostra. Comano Fiave ha preso coscienza di questi valori, ma in futuro quanto ci vorrà al Comano, alla vostra società, per crescere almeno in una fase triveneta di importanza che possa poi esaudire il vostro lavoro finale? Ma guarda, io parlo solo del settore giovanile. Da noi siamo una realtà un po' diversa, perché noi abbiamo l'inverno. Quest'anno in gennaio c'è stato 80 cm di neve e praticamente in gennaio non abbiamo mai fatto calcio sul campo sintetico che abbiamo. E gli obiettivi naturalmente sono diversi che abbiamo, però vedere un'organizzazione di una società che va per la maggiore c'è molto di spunto anche a noi, anche negli anni futuri. E la crescita è la crescita, se siamo capaci di organizzarci bene e di seguire questi spunti, credo che sia quasi inevitabile. Vi siete dati appuntamenti nell'immediato? Sì, loro ci siamo sentiti. E volevamo che venissero da noi, abbiamo una bella struttura moderna, a fare un'amichevole, e anche una squadra di loro, se vuole venire a fare la preparazione nella fase estiva, noi diamo la disponibilità e se sono rose fioriranno. Un primo contatto fuori dal Trentino, con quale bagaglio rientrate a casa e che poi dovete poi delucidare alla società, ai ragazzi, ai genitori, per far crescere questi ragazzi come intendevate voi all'inizio, ma come intenderete poi affrontare in futuro? Certo. È scritto tutto qua, adesso durante l'estate e l'inizio della preparazione faremo riunioni con i genitori, con la società, metterò al corrente i miei dirigenti, tutta l'organizzazione che segue il settore giovanile, allenatori compresi, e cercheremo di trovare gli spunti che abbiamo preso qua da applicare sul campo. Comano Fiave non è una società che non è conosciuta in Veneto, in quanto nel 2000 ha vinto la Coppa Italia del Trentino e ha affrontato il Cordignano, nel 2012 l'ha rivinta, 2012-2013 ha rivinto la Coppa Regione, quindi è una società che tutto sommato a livello di prima squadra si è fatta già conoscere, a livello giovanile puntate a integrarvi in questo Triveneto. Certo, la prima squadra ha fatto discretamente bene, benissimo direi, per la nostra latitudine. E il settore giovanile è stato un po' sempre a rimorchio e da 2-3 anni abbiamo cominciato a dare, anche per motivi economici che sono sempre più evidenti, abbiamo dato uno stampo al settore giovanile diverso, cioè con l'obiettivo di portare più giocatori possibili in prima squadra. Ne abbiamo già 5 del 2004, dall'anno scorso, che si allenano con la prima squadra. Di conseguenza questo è il nostro obiettivo. Restare in eccellenza, se riusciamo, con i giocatori del posto nel più tardi possibile. Ritornando al Samassa, al comunale di Motta di Livenza, la vostra programmazione ha già dei numeri importanti, un settore giovanile florido, ma voi cercate la qualità. Certo, cerchiamo la qualità. Noi siamo ben consapevoli che raggiungere la qualità con i nostri numeri è difficile, però dobbiamo. Io sono straconvinto che con allenatori bravi, con un'organizzazione ad hoc, e anche i ragazzi salgono di qualità. Con Bruno Cover avete lanciato un bel dialogo, un bel feeling. Potrebbe aprirvi questo dirigente importante, conosciuto, esperto, ma soprattutto alla mano, aprirvi uno spiraglio internazionale, dicendo internazionale come Inter di base, essendo affiliato alla Liventina. Sì, allora, veramente una gran brava persona, una persona a modo, una persona che ci ha spiegato nei dettagli cose che non tutti fanno, e tutto quello che succede, tutta l'organizzazione che c'è in questa società. E certo, noi non credo che per il prossimo futuro prossimo abbiamo dei numeri o delle qualità da poter affiancarci a qualche squadra di Serie A, però intanto troviamo gli spunti e vediamo di lavorare in questa direzione. Quindi Comano Fiave, Comano Terme e Fiave, che prossimamente vedremo in ambito triveneto con le proprie giovanili. Speriamo, è dura, però speriamo, questo è il nostro obiettivo.